in pericolo, anche se non sembra. Pezzali ed Amico, come se piovessero, per dirvi che hanno ucciso l'uomo ragno. No, hanno ucciso l'uomo, punto. Hanno ucciso il congiuntivo, Dio e ogni suo congiunto. Hanno detto che è passato, sì, dalla parte del torto. Hanno intervistato il killer e ha risposto, non ricordo. Hanno ucciso l'uomo ragno che cercava di scalare la piramide sociale, introducendosi dal bagno dentro al mercato globale, dove se non vendi non vali. È successo anche a Guzic, si è venduto per il successo 30 denari. Giù nelle strade si vedono gangs di ragionieri in doppio petto pieni di stress. Se non ti vendo mi venderai tu per 100 lire o poco più. E le facce di forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Allora concludiamo con una nota di costume, diciamo, dato che si parla dell'uomo ragno, il costume è perfetto. Allora, Max nel brano parla di 100 lire, lo chiarisco per i più giovani. La lira era un'antica moneta.